Allora, perché questo evento in Basilicata? Per la nostra federazione lo Star Game è un momento di promozione ai massimi livelli. Siccome in Basilicata non siamo ancora presenti, essendo una delle tre regioni ancora rimaste scoperte in Italia, si è pensato di scegliere questa regione proprio per promozionare la nostra attività e far sì che poi, subito dopo, possa partire un altro progetto per la costituzione e la creazione di una squadra qui in Lucania, facendo avvicinare i tanti disabili purtroppo che sono pure qua. Matera invece due appuntamenti, uno a Potenza il pomeriggio del venerdì 6 per un allenamento a porta aperta della nostra nazionale italiana e sabato mattina a Matera, giorno 7, alle ore 10:30, lo Star Game, la partita importantissima, sicuramente non sarà una partita amichevole perché nessuno dei due direttori tecnici vorrà perdere nei confronti dell'altro. Quindi grande spettacolo, grande momento e grande importante momento di promozione. Come ho detto prima della firma del protocollo, in questa regione ho trovato la disponibilità non solo dell'INAIL e dell'amministrazione di Potenza, ma l'amministrazione di Matera, l'APT, CONI, tutte le istituzioni d'accordo a voler proseguire e portare avanti questo progetto. Un grazie a tutti quanti.